Difendere le tradizioni delle attività commerciali storiche di Napoli è l'obiettivo che si propone l'associazione Amici dello Chalet Ciro a Mergellina, presentata nei pressi del locale. La nascita di questa associazione segue la scelta del Comune di Napoli di far rispettare allo chalet il limite massimo di 20 metri quadrati di occupazione di suolo pubblico, come previsto dal regolamento entrato in vigore nel 2014. Siamo tutti quanti fiduciosi, sperando che il sindaco si rammenda su questo errore fatto dall'amministrazione, che può capitare, ma è ancora più bello che poi venga riparato e si ammettano i propri errori. Noi ritorneremo adesso 20 famiglie a lavorare, se non dovesse succedere ciò, per ottobre ne saremo 35 per strade. Tra i promotori dell'associazione, il consigliere comunale Pietro Diodato e il consigliere regionale Luciano Passariello. Non possiamo dimenticare, e sono il nostro primo obiettivo, le decine di lavoratori diretti e anche per l'indotto che produce Ciro a Mergellina e che meritano l'attenzione e la difesa strenua da parte delle forze sociali, delle forze politiche di questa città. L'amministrazione ha fatto una stupidaggine, perché applicando un regolamento pretendendo che lo chalet di Ciro a Mergellina, che oggi è un bistrò già da tanto tempo, potesse essere equiparato ad un chiosco, o meglio dalle nostre parti, come si diceva una volta, a banca e l'acqua, mi sembra un errore strategico che non si sposa, che non si coniuga con quella che oggi la prospettiva di Napoli per attirare flussi turistici di provenienza da tutto il mondo. Ma si può uscire facendo, come dire, un passo indietro, ammettere di aver sbagliato, ammettere di aver preso una cantonata, ammettere di avere forse dei problemi di vista, perché confondere lo chalet Ciro con tutto il rispetto, la banca dell'acqua, quella che per loro è lo chalet Ciro, vuol dire, come dire, aver preso una cantonata. E chi ammette gli sbagli è anche una persona più apprezzata.